Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con SnowRunner. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, piccolo appunto, ho riportato questo Navistar qui nel garage perché in tanti mi avete consigliato di tornare in Michigan, che è la prima regione che è un po' più easy effettivamente, perché qua è Nagashara, quindi effettivamente ci si potrebbe rispostare nel Michigan, magari portandoci anche questo. Altro piccolo appunto che mi avete detto, ragazzi, non posso usare il volante perché siamo su Xbox One, il volante che ho io non è compatibile per Xbox, quindi gioco con il pad, non posso provarlo il volante, quindi andiamo e proseguiamo così. Andiamo quindi di conseguenza, se mi ricordo come si faceva, mantieni mappa globale, Michigan, garage aperto, infocamion, Black River. Allora, qua c'avevamo un po' di roba. Flestar, rimorchio, rimorchio. Posso portarci il mio della serie? Allora. Dov'è il garage? Qui. Rimorchio con cassone, vabbè. Potenziamento ingresso garage. Fammi vedere un attimo se riesco a... No, ma scusami, fai un attimo così che famo prima, perché sennò... Ok, allora, slot vuoto, sì, andiamo a metterci il Navistar. Ok, questo è un deposito di campo, va bene. Altra cosa, in realtà, secondo me noi abbiamo anche... camion disponibile. Perché qualche altro camion noi ce l'abbiamo anche da qualche altra parte, no? Apparentemente non lo sappiamo. Comunque, direi che possiamo andare con questo qui. Dai signori, mo non lo personalizziamo. Usciamo intanto dal garage e vediamo cosa riusciamo a combinare. Il tuo obiettivo è tracciato e cambiato. Va bene, giustamente siamo spostati in un'altra regione. Onesta come cosa. Lì ci sono i nostri rimorchi apparentemente. Andiamo sulla mappa e andiamo a vedere. Abbiamo un rimorchio con cassone, rimorchio per carburante con cassone, semirimorchio a pianale e rimorchio a pianale a rampe. Ce li abbiamo sparsi nella mappa. Ora. Andiamo a vedere i nostri obiettivi. Consegna al porto nord come per scimbare carburante. Allora, vediamo qua cosa abbiamo. Attrezzi da fattoria. Consegna alla fattoria rimorchio con telone. Rimorchio con telone sta là. E dobbiamo consegnarlo alla fattoria. Direi che si può fare. Accettiamo. Consegna alla fattoria rimorchio con telone. Perfetto. Quindi in linea teorica noi rimorchio con telone già ce l'abbiamo qua. Lo dobbiamo andare a consegnare direttamente qui alla fattoria. Beh, signori, conviene secondo me farci prima il Michigan. Effettivamente, come mi avete detto, io che ne so, ci aveva fatto spostare l'Alaska. Ho detto, dai, magari vuole farci spippolare un pochino qui in Alaska. Però effettivamente, madonna mia l'inquinamento. Rimorchio di servizio abbiamo scoperto. Ok, poi andremo a vedere anche di cosa si tratta. Immagino di servizio un po' forse per riparazioni. Anche aspetta, non così, con cattiveria. Collega il rimorchio. Perfetto, andiamolo a portare alla fattoria che si trova... Scusa, mi togli per favore sto baracchino qua. Aspetta. Elimina la tappa. E ci dobbiamo fare semplicemente questa strada così che io adesso vado a segnare. Per quanto sia un po'... Allora, qua ci dovrebbe passare questo, dai. Questo dovrebbe essere abbastanza semplice come viaggio. Beh, rispetto a quello che stavamo facendo lì in Alaska, signori, dove per ogni cosa ci serviva un'altra cosa... Mi sembra giusto tornare in Michigan. Altra cosa che mi avete detto è di attivare la trazione integrale su questa qui. Ragazzi, su questa qui l'avete visto che è permanente la trazione integrale. Non posso andarla né a attivare né a disattivare. Vedete lì, se andiamo a cliccare è sempre attiva. Quindi non c'è bisogno di attivarla. È già sempre in versione 4VD. E quindi stiamo parati. Ora, c'è anche la visuale in prima persona, però la visuale in prima persona, signore, secondo me non so se ci possa aiutare o meno. Comunque visivamente è figo, mo, a parte tutto, sarà un po' complicato forse gestire la visuale su console rispetto al PC, però insomma, c'è il suo perché, eh? C'è il suo perché.
Mo' iniziamo a consegnare un po' di ste stronzatine qua in Michigan, che sono più easy. E poi in Alaska ci torniamo dopo, magari quando riusciamo a personalizzare un po' il tir, già che ci riusciamo a mettere i pneumatici da fanghiglia o anche da ghiaccio, che sarebbe pure una cosa buona e giusta, no? Vediamo un po'. Allora, non faccio lo sgancio quello lì, ma faccio direttamente... Arriva... Ah no, già me l'ha staccato proprio in automatico. Accetta. Va bene, perfetto, signori. Un attimo è stato, vedi? Allora, raccolto bagnato. Che vuole qua? Consegna alla fattoria i mattoni che troviamo là, le assi di legno che troviamo là e il metallo che troviamo là. In realtà qua forse sapete che ci converrebbe fare? Prendere tipo uno di quei rimorchi da panico che ci entra tutto. Ci carichiamo un botto di roba e la portiamo di qua e di là. Mo' per dire questo, ok. Poi Dyson Diesel, tubi da sogno. Dobbiamo consegnare. Allora, consegna alla fabbrica il semirimorchio pesante con cisterna che si trova qua. E in più però dobbiamo consegnare. Serve un giunto alto, che se me lo segna in rosso probabilmente non c'ho. Immagino. Semirimorchio pesante con cisterna. Stiamo pure qua vicino, si potrebbe pure andare a vedere. Giunto alto. Che cazzo ne so se io ce l'ho il giunto alto o no. Vediamo di qua, va. Container perso. Ok, è consigliato un camion con gru, che quello sicuramente non abbiamo. Container perso, un altro. Ok, questo hanno perso. No, rifornimenti Steel River. Rimorchio con carburante, che si trova qua. Più consumabili per due che si trovano qua e assi di legno che si trovano qua. Io queste le potrei prendere, ma devo prima andare a recuperare un rimorchio. Questo è il rimorchio per carburante. Questo è il rimorchio a pianale a rampe. Se uso questo per andare a camion scout affondato, cioè tipo io questo me lo posso piare? Scusate, fammi una cosa. Probabilmente no, perché non è il nostro. Ma non ne sono sicuro. Certo, a rampe magari è più indicato per caricare... Madonna, c'ha un angolo di sterzata sto coso imbarazzante. Fatemi fare una prova, signori. Andiamoci a caricare sto rimorchio, vediamo se funziona. Cioè, se funziona, se ce lo possiamo prendere. Dove stava? Più avanti? Mi sa di sì, sì. Ma questa era la cisterna di carburante. Che però da qualche parte la dobbiamo consegnare. Fammi vedere. Semirimorchio con cisterna. No, è un altro, non è quello. Vabbè, sarà pure qualche altra missione che dobbiamo ancora sbloccare, eh. Sì, infatti i rimorchi con carburante stanno tutti da altre parti. Raccolto bagnato. Consegna alla fattoria però i mattoni, le assi e il metallo. Vabbè, vediamo un attimo, dai, andiamoci a piazza sto baracchino. E, come detto, ci sarebbe da fare molti tagli. In realtà ve li ho fatti molti tagli. No, vedi, questo già sta carico di qualcosa. No. E vabbè, niente, signori. Allora andiamoci a prendere le missioni e sti cazzi. Mattoni, assi e cosa, ok, anche no. Tubi da sogno, semirimorchio con cisterna che sta qua. Vabbè, intanto le accettiamo, signori, poi, insomma, consegna alla fabbrica il semirimorchio con cisterna. Io dove sto? Non sto neanche troppo distante, quindi in linea teorica per andare là potrei fare... Fattoria. Così. Là sicuramente ci sarà una fregatura, però. Che fance provi. Proviamo, dai. Piano piano, che qua già per fa manovra è un casino. Retro, retro, vai di retro. Poi mandiamo un po' avanti il tempo, che mi sa che se sta fa notte.
Allora, già che ci siamo riusciti a portare questo camion in Michigan è già qualcosa, perché quell'altro era veramente imbarazzante. Questo comunque ha già una certa potenza di utilizzo. Secondo me qua la cosa migliore sarebbe quasi andare ad attivare tutte le missioni, poi dove ti trovi inizi a fare qualcosa. Piano piano le fai un po' alla volta, no? Potrebbe essere una buona scelta. Vai, va. Guarda con quale potenza. Anche perché poi di missioni ce ne sono anche diverse. Vai, taglia qua, per piacere. Aia, là è pure bella salita. Bella salita e fangosa. Allora, signori, pomeriggio 18, salta il tempo. Mattino alle 6. Oh, vedi il bel nebbione del mattino nel Michigan. Una finezza. I classici racconti di Stephen King. Michigan l'abbiamo spippolato come se non ci fosse un domani. E questo è uno di quegli scenari narrati da Stephen King. Molto bene. Va bene, dai, a parte tutto, ci se la potrebbe pure fare. Allora, andiamo intanto a prendere la... il semirimorchio pesante con cisterna. Dopodiché i mattoni e le assi, come detto, andiamo... dobbiamo tornare al garage, ci prendiamo un rimorchio, carichiamo un botto dei mattoni, un botto dei assi, magari mi prendo uno di quei rimorchi cazzuti che... ci sta qua la cisterna. Ah sì, eccola là, mo stava a dire, oddio, non è che me la devo portare io la cisterna. No, questo non si attacca qua, ecco perché mi diceva cazzo in mazzo alto, vedete? Cazzo di tir devo avere per collegarlo qua? Dai, dimmi che lo puoi collegare. Please. Puoi collegare ad avvicinarti al rimorchio con la parte posteriore quando sarà abbastanza vicino. Attiva. Seleziona collegare. No, secondo me però si può collegare. Ho i miei dubbi però. Installa il giunto adatto per collegare questo rimorchio. Giunto alto. Signori, andiamo così, così. Allora, il giunto alto io lo collego, non so come, ma siccome al momento il giunto alto fatemi capire come lo monto il giunto alto a sto cazzo del baracchino, se fa parte di questo, se è una modifica di quelle altre. Là c'è un altro camion comunque. Allora, negozio rimorchi, semirimorchio, rimorchio carburante. I giunti non li vendete qua, mannaggia la puttana. Rimorchio manutenzione, rimorchio di servizio, semirimorchio. No, ok. Allo stesso tempo, però, fatemi fare una cosa, scusa. Ah, questo è distrutto, Flystar. È tutto rosso. Però abbiamo le attrezzature per aggiustarlo, forse. Forse. Fatemi vedere invece se è qua che possiamo montare queste cose. Deposito, cittadino, fattoria. Torri, torri, potenziamento. E un altro potenziamento sta là. So che stiamo perdendo un po' di tempo, ma cosa sarebbe sto potenziamento? Potenzia. Puoi provare a potenziare nel modo del gioco. Potrebbe non essere adatto ai AVD instabile. Non disponibile per il camion attuale. Puoi equipaggiare questi oggetti al menu personale del garage. Secondo me è per questa AVD instabile. Ok, ok, va bene, dai. No, abbiamo capito. Ci sta, ci sta. Allora, signori, come detto, cazzi e mazzi, facciamo una cosa. Quella là l'andiamo poi a mettere su qualche altro tier. Qua sono cose da consegnare, ma... mm.
Mattoni, assi di metallo. Io potrei consegnare quelle di assi di metallo. Però negozio rimorchi. Allora, questo può trasportare 5 cose. Semi rimorchio con cassone a dimensioni normali. Niente di speciale, ma è leggero e fa quel che deve. Quest'altro. A pianale extra lungo con buona capacità di carico, adatto per tutti i carichi di tipo solido. 6006 rispetto a questo 6008. Io penso che già questo 6006 va bene. Che dite? Proviamo con questo? Vabbè, proviamo. Ok, quindi noi adesso con sto baracchino possiamo andare a prendere almeno qualcosa. Tipo, poi facciamo altre cose. Allora, raccolto bagnato, mattoni, assi di legno e metallo. Va bene, da consegnare alla fattoria. Mattoni stanno qua sopra. Accetta. Noi stiamo qua. No, non stiamo qua per un cazzo. Noi stiamo... Devo fare, immagino, così. Signori, lo so che è un fottuto casino quello che stiamo facendo, ma... Credo che sia così il gioco. Un fottuto casino. Mi seguo questa strada. E poi proseguiamo qua. Prima di arrivare là sicuramente ci impantaneremo da qualche parte, ma sti cazzi. Torri d'osservazione qua ce ne sono? No. Andiamo, va. Andiamo a pie i mattoni almeno. Famo una cosa alla volta. Come detto, qua c'erano le assi di metallo, ma ci guarderemo. Penso che poi in una delle missioni faccia riparare pure sto baracchino, no? Buh. Non si vede un... Ma scusate, con quale inquinamento, tra l'altro? No? Voi pensate che con questo, secondo voi, non ci imbarchiamo da qualche parte? Devo mettere pure la visuale che... Fa vedere da lì. È bellissimo, comunque, visivamente. Proprio, cioè... Tier style da panico. La visuale interna vi garba? Cazzo, qua ci impantaniamo male. Ecco qua. A posto. Allora, in realtà ci sono questi a cui ci possiamo appoggiare, però... Secondo me... Non ne abbiamo neanche bisogno. Verricello agganciato dove? Leva sto cazzo di verricello. Là davanti ti aggancia col verricello. Ma vedi che mi aggancia i verricelli a cazzo. Cioè, lo posso scegliere io naturalmente, però... Se riusciamo a fare sta cosa veloce, sti cazzi. Vai, vai! Qua ci aiutano anche... Porca troia. Madonna, che impantanamento, signori. Guarda qua. Però è bellissimo, come detto visivamente. Ripeterò. Ma è veramente figo a vedersi. C'è proprio l'effetto della melmaglia sul nostro tir, che è fottutamente impantanato. Sì, il Michigan comunque sì, è più easy. Ma a parte tutto, muoverdi pure sta salitella che ci ha messo... Ci abbiamo comunque degli appigli. O magari non ce la facciamo uguale. Ok, siamo usciti dal fango, ma... Siamo ancora salvi. Ok, staccalo. Aia. Aspetta. Piano piano. Guarda quella roccia. Quella è la roccia là sotto. Brutta stronza maledetta. Aspetta, piano piano, signori. Qua c'è da lavorarci tanto. Dai, vacca puttana. Cazzo, però, se non giri... Affonda, affonda. Facci sognare. Che cazzo è? Stacca, stacca tutto.
Cioè ci stanno pure ste roccette malefiche. Camp, sì, il lance ci vado sicuramente. Aspetta che ci siamo un po' infrociati. Scusami, togli un attimo questa. Vai con sto cazzo di coso, che quelle marce basse non servono un cazzo. Fagli sentire la potenza, va. Lascia perdere marce, vai. Vedi? Più metti le marce di potenza e più le facciamo sentire a sportiveggianza. Ma che ne sanno queste? Aia. Signori, qua non ne usciremo mai più, ve lo dico. Guarda con quale potenza ci sbeffeggiamo della fanghiglia. È la fanghiglia però che si sbeffeggerà di noi probabilmente. Vedi com'è potente. Vai, vai. No, no, la roccia. Cazzo, questo poi è in discesa. Signori, facciamo un macello, ve lo dico. Ma penso che facciamo veramente un macello. Oh, ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta. Olè, giustizia è fatta. Bravo. Bravissimo. Aia, aia. Qua ci deve andare di velocità, qua ci deve andare di velocità. Vai così. Qua è piuttosto il fango però, quindi va benissimo. Cazzo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Siamo fottuti. Madonna, ma che posti di merda. Ma voi le fattorie proprio qua le dovevate fare? Scusate, ma era necessario venire qui a fare sto schifo? Dove cazzo lo attacchi il vericello? Dai, no, ce la facciamo, signore, ce la facciamo. Basta avvicinarci a quell'albero. Guarda, neanche il vericello. No, il vericello lo metto. Dove l'ha attaccato? Stacca tutto. A posto. Buttati qua dove c'è più sostanza. Evitiamo sta fossa qua. Per collegare, dovrei avvicinarti al rimorchio. Quale rimorchio devo collegare? Oh cazzo. Ma che stai fuori? Ma che se fa così? Andiamo giusti, sì. Noi stiamo facendo questo per recuperare cosa? I mattoni al momento, giusto? Puttana Eva. Non ci arriveremo mai là sotto, signori. E niente, questo è quanto. Cioè, un'altra cosa che vorrei dire, per carità, va bene i tagli, che sennò potrebbe diventare noioso. Però se vi faccio i tagli, voi praticamente vedete l'inizio e la fine della missione e vi perdete tutto quello che è il gameplay. Io magari questo episodio qua, lo scorso ve l'ho tagliato tanto, perché insomma, qua però già stiamo facendo qualcosina di più. Lo scorso un sacco di recuperi. Sapete perché? Perché alla fine il gioco è questo. Il gioco è impantanamento. Il gioco è impantanarsi e non uscirne mai più. Quindi tutto sommato, tagliarvi tutto sarebbe pure non mostrarvi niente. Magari vediamo un pochino. Certo, qualche taglio qua e là ci può stare. Però è il sacrificio della traversata che fa la differenza. Ecco qua. La senti la traversata? Dai, Gli unici camionisti sprezzanti del pericolo. Devo andare a destra, sì? Sì, 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 sì. Pronti, pronti. Siamo arrivati al magazzino, piano piano. Tipo, se io qua mi carico... però sapete qual è il fatto? Mo prendo tipo un sacco di mattoni. Poi c'era anche un altro rimorchio, tra l'altro, che magari potevamo già usare. Però mo facciamo una cosa, vediamo a chi altro servono mattoni. Nuovo rimorchio scoperto. L'anima dei mortacci tua. Ormai me lo so comprato. Ora, tipo qua, gestione carico. Mi hai messo uno di mattoni. Posso scegliere blocco di cemento. Ricambi per riparazione. Assi di metallo.
è matto. Allora, a me servono uno e due di mattoni e un asse di metallo che me ne occupa due. A posto. Quindi io adesso potrei mettere o degli altri mattoni che però... aspetta, fatemi vedere se ci stanno altre missioni dove io devo consegnare fottuti mattoni. Allora, questo è mattoni, legno, metallo. Ok, ce n'è un'altra che devo consegnare mattoni, sempre. Ah, cazzo, altri due mattoni. Arco due. Mattoni, assi di metallo. Mannaggia la puttana. Serve un giunto alto, vabbè, per questo, però... i mattoni ci stanno, ma comunque devo ritornare qua. Assi di legno e consumabili. Vabbè, signori, fammi una cosa. Un altro di mattoni, buttacelo poi sti cazzi. Mo se damo. Voglio vedere proprio come cazzo facciamo a ritornare là. Vabbè che mo è discesa, però siamo leggerissimamente più carichi. Madonna, come non gira questo tir. Signori, qua ci dobbiamo mettere impegno. Ok. Dobbiamo pigliare velocità. Ce la fai? Neanche per un cazzo. Devo fare un po' più larga, però, come detto, col pad è un po' un dito nel culo fare ste manovre. Ok, torniamo... torniamo indietro, signori. No, sto cazzo, non si vede niente. C'è un nebbione da panico. Meglio metterci così che stiamo oltre il nebbione. E niente, portiamo... Tanto qua ci dobbiamo pure rivenire un'altra volta, quindi, a riprendere l'altro... altri mattoni. Vai, vai che ce la fai. Facci sognare. Ma scusate, non potete affittare un elicottero che vi costa meno pure di benzina? No? Secondo me con quello che consumiamo con sti tir, signori, un elicottero privato sarebbe la scelta migliore, anche più economica. Allora, dobbiamo superare questa... sta salitella che... sarà molto complicata. Qua forse è meglio fare un azzardo, signore, un azzardo. Proviamo ad andare bordo bordo qua. Ed evitarci un po' il fango. L'albero non è necessario tanto. Rimaniamo un po' più in qua. Dai, dai, dai. Grande. Perché la strada battuta è più merdosa. Quindi, insomma, se si riesce ad evitare in alcune occasioni, ben venga. Qua siamo fottuti alla grande. Qua siamo veramente fottuti alla grande. Faccio la strada esterna. Sì, 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 sì. L'ho vista sulla mappa, questa è più lunga, ma credo che sia più sicura. Ma dove sta sta strada esterna? È questa? Ah. Oddio, aspetta. Sì, devo girare qua. Ma siamo sicuri di questa cosa? Ma non è una strada questa? Signori, non sono convintissimo. Invece... ah, siamo un po' più interni della strada. Quindi la strada praticamente è questa. Ok. Cazzo. Vabbè, sì, magari ci evitiamo proprio... il laghetto, ma... cazzo. Madonna, cosa ho sfondato? Ecco.
Cosa di benzina. Beh, l'importante è che non inizi a perdere, perché sì, se facciamo danni ingenti inizia anche a perdere benzina. Allora, dove ci ricolleghiamo? Se io passo qua, tipo... magari ci sblocchiamo pure questa. Tanto noi dove dobbiamo andare? Semirimorchio con pianale. Io la fattoria devo andare. Io provo a girare qua, signori. Cazzo. Dite che siamo fottuti. Però ci sblocchiamo questo. Se c'è una strada che arriva qua. Questa potrebbe essere una gran pessima scelta. Gran pessima scelta. Però lo spirito d'avventura, signori, ci porta a fare ste cose. Madonna mia, ce ne pentiremo amaramente, lo so. Ecco qua. Ecco qua. E niente. Stiamo a navigare. Vai col verricello, grande. Un altro veicolo. No, che vado a prendere un altro veicolo e ritorno qua. Ci mette 6 anni. No, no. Verricellalo tutto. Verricellalo tutto. Guarda come ti verricella. A posto così. Vai, va. È fatta, è fatta. Olè. Occhio ai ceppi qua. Stato un attimo, signori. E aspetta, mi sa che è meglio che mi segno. Perché qua onestamente la strada non si vede un cazzo. Niente. Quindi è meglio che me la segno. Così qua immagino ci sia una strada. Dove l'ho segnata? In che senso, scusa? Ma no, quella toglila. Segniami qua. E vai, va. Gianni. Ciao mare. Attenzione, signori. Momento critico. Salitona, salitona. C'è tensione, c'è tensione. Ce la farà? Ma si spacca tutto, mo te lo dico io. Lascia fare che qua. Aspetta che ce la può comunque fare. Attenzione. Guarda con che traction control. Specchietti non si vede un cazzo. Va bene. Vabbè, questo l'ho segnato un po' così abusivamente, ma non sapevamo qual era la... la strada. Poi dobbiamo rifare anche un po' di benza. Aspetta, perché qua dobbiamo salire qui sopra, che lo vedo un pochino complicato, soprattutto per queste fottutissime rocce. Sono piccoline, ma sono stronze queste. Vedi? Oppela, vedi come mi lancia. Cazzo. Ci passiamo? Facciamo così, va, signori, che forse vediamo meglio. Madonna mia, ha preso velocità, ha preso velocità. Un macello, eh? Ok, a posto. A posto così. Ma andiamo giusti, tra parentesi? Sì, 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 giustissimi. Ho visto una zona a destra, a sinistra, più avanti, che sarà un gran problema. Qua secondo me, signori, è meglio fare così. Lo dico io. Piano piano. Non neanche troppo piano piano. Non troppo piano piano. 2. Teniamoci un po' larghi, perché sennò il rimorchio qua va a toccare. Quindi cerchiamo di... oh, perfetto. Perfetto. Come rimorchio staccato? Cazzo, ferma il rimorchio. No, che aggancia il ricello. Mannaggia la puttana, corre che rimorchio. Ho fatto un attimo un frontalino qua, ma tutto come ci pensi. Madonna, pure la retromarcia comunque c'è una potenza. Sì, ma vi sembra normale, signori? Queste manco con la mountain bike te le fanno fa ste strade.
Ma ti sembra normale? Buttate va, buttate a fond. Vedo niente, ma mi ci metti anche l'inquinamento. Cazzo. Oh, però dai, abbiamo scoperto cose. Abbiamo scoperto cose. Olè. Frenala. Osserva, osserva. Che devo osservare sto posto de merda qua? Vedi? A posto. Luogo di potenziamento scoperto, hai visto? Un attimo è stato. E vabbè, comunque siamo vicini alla fattoria. Mo' a parte tutto, ci facciamo tutta sta stradina. Cazzo. No, è qua che mi preoccupa a me, onestamente. C'ho una certa preoccupazione per quanto riguarda quella situazione. E tra l'altro, vabbè, mo' ci facciamo ancora un po' di strada, poi vi dico. Perché avrei la... No, dove cazzo vai? La necessità... No, signori, mi si è impantanato il... E come lo recuperiamo questo? Con un altro tir il verricello? Cioè io devo prendere... Questo è stato un erroraccio, signori. E con questo erroraccio direi che ci salutiamo qui. E non so se ritorneremo con SnowRunner, perché... Ma abbiamo perso il carico pure o c'è ancora? No, abbiamo perso il carico. Ok, signori, ce l'ho fatta a recuperare almeno la motrice e il rimorchio. Tra l'altro si è fatto notte perché ci ho messo 18.000 ore a fare questa cosa. Il carico ormai è perduto, signori. Il carico è perdutissimo. Ho dovuto respawnare la motrice nel garage, poi sono tornato, ho cercato di far recuperare col verricello quello, poi l'ho dovuta far ribaltare tramite leve contro rocce, contro alberi, insomma ci ho messo veramente una vita, una rottura di coglioni estrema, ma ce l'abbiamo fatta. LBB per attivare i fari, va bene, grande, sportiveggianza anche questa in notturna. Comunque, il carico è perso, quindi sostanzialmente tutto quello che abbiamo fatto oggi è andato a puttane. Molto bene, signori, quindi direi che ci vediamo con il prossimo appuntamento. Insomma, vediamo un pochino che riusciamo a fare, però non se può lavorare così, non se può, non se può.